E ora il rugby, larga vittoria del rugby varese nella seconda gara della pool promozione contro l'Ainate. La formazione di Pella e Galante vince 55-5 e si conferma al comando della classifica con Rovato. E dopo la sosta, il 18 febbraio, ci sarà lo scontro diretto. Vediamo. Il rugby varese batte 55-5 il Ainate e mantiene la testa della classifica nella pool promozione assieme a Rovato. Partita mai in discussione, con 9 mete realizzate dai varesini contro una sola dei padroni di casa, frutto di un'ottima prova sia della mischia che dei tre quarti. 34-0 risultato all'intervallo con 3 metri di Comolli, poi quelle di Roberto De Cecilia, Dal Sasso e il Coloro Landi, oltre naturalmente alle trasformazioni di Broggi. Nella ripresa, nonostante un fisiologico calo di intensità, i biancorossi sono andati a segno altre 3 volte, 2 volte con Broggi e una con Pellumbi. Da segnalare la direzione di gara da parte di Clara Munarini, che recentemente ha diretto una gara della massima serie ed è stata la prima donna a farlo. La prossima sfida sarà il 18 febbraio e varrà il primato contro l'altra capolista, Rovato. Bravo Claudio, bravo Varese. Bravo Claudio, bravo Varese. Mario Galante, Varese a punteggio pieno in questa seconda fase, grande vittoria oggi. Sì, è stata una buona gara, potevamo fare sicuramente molto meglio, però boh, tutto sommato mi ritengo soddisfatto di quella che è stata la prestazione dei giocatori. Avevamo chiesto una prestazione maiuscola, soprattutto in difesa, che è insomma il particolare che stiamo curando negli allenamenti, e diciamo che i ragazzi hanno lavorato bene. In alcuni momenti si sono un po' lasciati andare, si sono fatti prendere la frenesia, ma tutto sommato non posso lamentarmi. Abbiamo dimostrato che mettendo una grossa pressione difensiva organizzata si riesce a essere avanzanti, e per cui poi il gioco d'attacco risulta anche più semplice. Perché ritieni che non è tutto perfetto oggi? Ma beh, intanto il secondo tempo, per quanto riguarda il secondo tempo, avevo chiesto nell'intervallo un aumento del ritmo che effettivamente non c'è stato. E questa cosa un po' mi spiace. E nel primo tempo siamo stati un po' slegati, facendo comunque bene, ma a mio avviso siamo stati un po' slegati e insomma dovevamo essere un po' più compatti in difesa, come ripeto, dovevamo essere in diverse situazioni più pazienti, invece ci siamo fatti prendere un po' dalla frenesia, ma ti ripeto, comunque nel complesso una buona prestazione.